Mr. Lovecraft, how would you describe your work, and what is its purpose? I am a writer of tales of the uncanny. I suppose my work is intended to fill the gap science has left in the place which was occupied in years past by religion. La quiete, la tempesta c'ha sete, colore del dolore, cavalca un meteorite, chiamate il santo prete del villaggio, che sbronzo di acquavite vi consacra, le terre del misfatto e tranquilli, calma e buio dentro i vicoli, il silenzio si propaga tra quei terreni agricoli, una chiesa illuminata fa le veci del signore, ed una vecchia scruta feci per captare i pericoli. Tutto tace, una quiete spaventosa, pericoloso il sonno del mostro che riposa. Sono ansioso, mansueto il mio pensiero, mi porta nell'altrove fino in fondo al buco nero. E tranquilli, calma e buio anche nel cielo, sento i sibili del vento su sto mondo parallelo. I morti, danzare all'impazzata dentro il cosmo, con il libro dei risorti sopra il corno del Vangelo. Tutto è piatto, il tempo sembra essersi congelato, e uno strano colore astrale si aggira per le nostre terre. Le nostre valli hanno smesso di crescere, il vento non si innalza più davanti al tramonto. Pure i caprimulgi hanno paura di intonare il loro canto e, per la prima volta, si può avvertire il lento respiro del nostro pianeta. È la quiete, la tempesta c'ha fame, il colore sta splendendo in tutto quanto il reame. Andate a confessarvi nella chiesa di nessuno, mentre io scorgo Nettuno tra le vene del fogliame. E zitti, la calma piatta regna nel mistero, col riverbero terrestre ci accompagna sul sentiero, ci trascina nei profondi abissi del pensiero, nell'antico spazio morto per il quale accendo un cero. Alzate gli occhi in alto verso il cielo più remoto, con le stelle blu cobalto ed un sole senza azoto. Pregate il vostro Dio per un mondo più devoto, quando invece siamo noi la soluzione dell'ignoto, quando invece dentro noi c'è l'energia del buco nero, un animo nel corpo che si sente prigioniero. E la quiete, anteprima di una fine certa, che mi porta alla scoperta di un antico ministero.